Cessate il fuoco significa che dobbiamo vivere con più consapevolezza, che siamo quelli che abitano la casa comune, la terra, in questo secondo millennio, che si voleva tirare dietro il vecchio millennio, il millennio delle guerre, delle grandi guerre mondiali. Per cui un grido che deve arrivare al cuore, intanto perché si fermi questa guerra e poi perché tutti riscegliamo di stare sulla terra, non più individuando dei nemici o prendendo parte di blocchi, ma riconoscendo nel volto degli altri sempre e solo un fratello e una sorella. Dobbiamo abitare insieme questa casa comune nella pace. Penso che sia anche questo un aspetto della nostra città, che dobbiamo custodire questo senso comunitario, questa capacità di avere un cuore grande. Perché noi abbiamo un DNA che è disposto all'accoglienza, che non prevalga assolutamente la logica di innalzare muri o di individuare nemici. Abbiamo organizzato questa iniziativa per chiedere il cessate il fuoco immediato, la sospensione delle ostilità, la sospensione dell'aggressione da parte russa nei confronti del popolo ucraino. Non è possibile pensare che nessun obiettivo possa essere perseguito tramite la guerra. Pensiamo a queste madri che scappano con i loro bambini e pensiamo soprattutto anche a quello che sta avvenendo in Russia. Non riesco più a star dietro ai numeri, siamo arrivati a 7.000 persone arrestate. Guardatevi qua attorno, quello che sta succedendo qua a Mosca, a Leningrado, non sarebbe possibile. San Pietroburgo, non sarebbe possibile. Ciascuno di noi, se fosse a Mosca o a San Pietroburgo, rischierebbe immediatamente 15 anni di arresto. Hanno arrestato pure bambini di scuola elementare. È realmente una vergogna. Viviamo in questo spazio di libertà e questo è lo spazio di libertà che viene richiesto dalla popolazione ucraina, che ha tutto il diritto di scegliere per se stessa, cosa che viene negata, e viene negata con i carri armati. È sempre la solita storia, hanno sbagliato sempre, hanno sbagliato a Budapest, in Ungheria, hanno sbagliato a Praga, hanno sbagliato in Polonia, hanno sbagliato in Afghanistan, è sempre lo stesso metodo, che vengano arrestati e che venga arrestata la guerra, ma anche i responsabili dalla Corte Penale Internazionale. La guerra nel cuore dell'Europa, l'assurdo attacco militare russo costituisce una violazione del diritto internazionale, oltre che essere un gesto criminale. Ci ricorda la terribile verità della guerra. Adesso gli europei scoprono che significa vivere in un paese in guerra. Troppe volte abbiamo ignorato le guerre in Asia o in Africa. Adesso scopriamo qual è la gravità della guerra e scopriamo che la pace è intanto mancanza di guerra. Ci eravamo illusi di poter pensare che la pace potesse essere qualcosa in più che la mancanza di guerra. Oggi siamo stati costretti a fare 10 passi indietro e a registrare la guerra nel cuore dell'Europa. Essere qui è un modo per rivendicare la pace, che non è un diritto la pace è il diritto dei diritti, è la precondizione per qualunque altro diritto.